Mi chiamo Fabio Colonnelli e sono un membro del Centro Ricerche Spele Archeologiche di Roma, in Italia. Siamo venuti su richiesta di un'associazione del posto per vedere in che stato è la vecchia rocca, la fortezza. La fortezza versa in condizioni abbastanza buone, ma necessita di restauro e sicuramente di risistemazioni infrastrutturali. Soprattutto la fruibilità della fortezza si presta molto per delle visite, si presta molto per eventi culturali. Il suo utilizzo potrebbe aiutare anche a risolvere quei problemi annosi che sono dovuti alla manutenzione. Una buona manutenzione potrebbe far sì che tutto il complesso molto vasto, molto grande, con scivoli a mare, entrate, gallerie, sotterranei molto ampi, sia molto fruibile. Ha necessità anche di una attenzione particolare per quanto riguarda l'utilizzo. Poi abbiamo fatto un giro per la città, sempre per vedere in che stato sono i cunicoli sotto la città. Abbiamo visto delle cose molto interessanti, molto belle, che per noi spelearcheologi sono molto importanti. Anche qui esiste una certa necessità di manutenzione. Ovviamente alcuni cunicoli possono essere anche aperti per una visita, per far capire come la città dai tempi dei bizantini si è evoluta, come è evolto il sistema caveale, e anche qui abbiamo notato delle situazioni un po' particolari, condotti tagliati, murati o utilizzati per altri scopi. Noi pensiamo che l'utilizzo deve essere sempre quello originale, ovvero il passaggio, la fruizione del condotto. Certo, magari quando è stato costruito serviva per far passare guarnigioni, armi e quant'altro. Adesso si può pensare a far passare i turisti,
turisti che vengono a visitare questa meravigliosa città, che potrebbero anche vedere cosa c'è sotto, che secondo noi è un patrimonio non facilmente riscontrabile in altre parti. Salve, io mi chiamo Inge Wösting e faccio anch'io parte del Centro Ricerche Speleoarcheologiche di Roma in Italia. Sono stata qui 3 giorni con il mio gruppo e abbiamo visitato tanti posti, sia la Fortezza Vecchia che la Fortezza Nuova, e abbiamo anche visto alcune delle gallerie che ci stanno sparse per la città. E sono rimasta molto impressa con tutto quello che c'è da vedere qua e penso che ci sia un grande lavoro da fare, però che potrebbe portare tanta conoscenza, tanta gioia e pure, come dire, delle possibilità per la popolazione locale e per il turismo. Ciao a tutti, sono Davide Catani, faccio parte anch'io del Centro di Ricerche Speleoarcheologiche di Roma in Italia. E è stato molto bello visitare Corfù, ci sono delle cose molto interessanti a livello storico, la Fortezza Vecchia e la Fortezza Nuova sono dei manufatti molto molto interessanti e spero che un giorno di poter tornare per poter continuare a lavorare in questo magnifico posto. E con questo faccio un saluto a tutti i colpiti e ci vediamo la prossima volta. Molte grazie, è stato un piacere conoscere anche per me il vostro gruppo. Grazie, arrivederci, alla prossima.